problema di Lewis Hamilton è stato l'incidente di Latifi, perché è vero che il direttore di gara poteva fare un paio di scelte diverse, che se fosse successo questo la polemica sarebbe stata dall'altra parte, perciò purtroppo si era creata quella tempesta perfetta che qualsiasi decisione sarebbe stata giusta per uno e sbagliata per l'altro. Canada per me è stato il primo Gran Premio del 2022. Gli altri li ho seguiti chiaramente da remoto con tanta attenzione e anche parlando con alcuni diretti interessati, però abbastanza ansioso di andare in Canada e anche un pelo preoccupato. È cambiato tanto dall'anno scorso a quest'anno per i motivi chiaramente che conosciamo. C'è stata questa tempesta perfetta che ha fatto vincere il titolo ad uno piuttosto che all'altro, secondo me creando dei sentimenti che sono un po' lontani dalla realtà. Quando parlo di sentimenti parlo sia dell'opinione pubblica che dei diretti interessati. È chiaro che nello sport si vince e si perde, il vincitore è solo uno, però io ho sempre pensato, e non solo parlando dell'automobilismo ma anche di tanti altri sport, che l'importanza di vincere rispetto a quella di arrivare secondi è così più grande, e si perde la percezione di quanto è la distanza tra il primo e il secondo. Parlo anche di partite di calcio o di campionati lunghi, e l'anno scorso secondo me si è sviluppata una stagione in cui, se mai fosse stato possibile, sarebbe stato perfetto avere due vincitori, perché poi il destino è crudele, lo sport è crudele, e una persona non coinvolta nella lotta al titolo ha fatto un incidente che ha chiaramente tutti i diritti di farlo, creando una safety car, una neutralizzazione di una gara il cui finale era praticamente già scritto, perché Hamilton si era costruito un vantaggio di circa 10 secondi che, insomma, se la gara fosse finita normalmente avrebbe amministrato, e quello ha creato la tempesta perfetta e ha messo nelle mani del direttore di gara uno strumento potentissimo, che era quello praticamente di adottare degli scenari che sono nei protocolli, perché il direttore di gara ha un potere decisionale entro certi limiti di scegliere una cosa piuttosto che un'altra, che avrebbero determinato il vincitore del campionato del mondo. Questa è stata proprio una tempesta perfetta, una grande crudeltà nei confronti di un direttore di gara che aveva fatto un lavoro buonissimo, considerate anche le circostanze, perché Michael Masi si è trovato a subentrare in un posto estremamente consolidato, che era quello di Charlie Whiting, con una triste emergenza dopo la sua morte, diciamo. E perciò l'inverno poi seguente a questo finale di campionato è stato un inverno pieno di polemiche, pieno di veleni, che sinceramente a me ha fatto male, perché io sono, al netto diciamo del mio mestiere di pilota e di quello che ho fatto nel motorsport, io sono ancora un appassionato con un cuore di appassionato che vuole sinceramente bene allo sport, che mi ha dato tante soddisfazioni, no? Perciò quando vedo polemiche proprio mi fa male. Allora è stato un inverno difficile, sono state prese delle decisioni sicuramente importanti, secondo me anche discutibili, che però non voglio discutere. È stato creato uno scenario tanto diverso che ero, come dire, ansioso di vedere come sarebbe stato dall'interno, ma anche un po' preoccupato, ecco. La mia onestà e il mio pragmatismo sono nettamente superiori alle mie emozioni, che sono sempre tante in generale, no? Non sono una persona che vive le emozioni e le lascia anche libere, perché alla fine è una cosa bella sia nel bene che nel male, però la mia onestà e il mio pragmatismo sono superiori, e questo mi fa dire che il problema di Lewis Hamilton è stato l'incidente di Latifi, perché è vero che il direttore di gara poteva fare un paio di scelte diverse, che se fosse successo questo la polemica sarebbe stata dall'altra parte, perciò purtroppo si era creata quella tempesta perfetta che qualsiasi decisione sarebbe stata giusta per uno e sbagliata per l'altro. E questa è una cosa che mi ha fatto male, perché sempre di più nel motorsport, come già nella vita succedeva da tanto, la gente parla con voce sempre più forte, criticando sempre di più, molto spesso senza conoscere, anzi quasi sempre senza conoscere lo scenario completo. Io ero tanto orgoglioso del mio sport, perché al contrario del calcio,
che è uno sport che mi piace molto e rispetto, però io per carattere proprio il tifo non lo capisco, sono una persona equilibrata, ho le mie simpatie, le mie antipatie, però si fermano là, no? E il mio orgoglio era che nel nostro sport ci sono solo appassionati e non ci sono tifosi di quel tipo. Adesso chiaramente è un pensiero obsoleto e non più attuale e questo mi fa un po' male, come nel motociclismo Valentino Rossi ha scatenato un po' questo tipo di polarizzazione. Sì. L'Italia lo vediamo più fortemente perché la Ferrari chiaramente è un catalizzatore di emozioni e di tifo, però anche all'estero le critiche veramente si sprecano e insomma no, no, non riuscirò mai ad accettarlo questo modo di fare. Mi viene da pensare, perché secondo me la più grossa ingiustizia del motorsport, a mia memoria, e forse anche dello sport in generale, è stata la squalifica di Ayrton Senna al Gran Premio di Suzuka, quando lui ha fatto non solo l'unica cosa che è consentita dal regolamento, cioè tu esci di pista, tagli una chicane, devi perdere il tempo necessario e poi devi riprendere nella direzione di marcia, non puoi tornare indietro. Perdendo più di 30 secondi e gli è stata tolta la vittoria e la potenziale chance di vincere il titolo, no? Ci ricordiamo, in quel periodo il motorsport era praticamente una dittatura con a capo Jean-Marie Balestre che ha fatto tanto di buono, ma insomma era un modo di operare che di sicuro non appartiene più ai tempi nostri, no? Immaginiamoci se fosse successa quella cosa al giorno d'oggi, che cosa avrebbe scatenato? Io non so se l'uomo è sempre stato così e oggi gli sono dati gli strumenti per esprimere qualche cosa che era sempre dentro di noi. Oppure veramente stiamo diventando degli esseri sempre più frustrati, sempre più scontenti e sempre più vogliosi di criticare tutto e tutti. Non lo so, di sicuro non mi piace questo atteggiamento.